Alta tensione tra Silvia Toffanin e Pamela Prati durante la registrazione della puntata di Verissimo che vedremo sabato 11 maggio. La conduttrice si è spazientita con la showgirl affermando di non riuscire a credere al fidanzamento con il presunto imprenditore Marco Caltagirone. E poi, quando la Toffanin ha chiesto di mostrarle una foto del futuro marito, la Prati avrebbe lasciato lo studio per rientrarvi solo 20 minuti più tardi. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata, Silvia Toffanin avrebbe passato in rassegna i tanti punti oscuri della vicenda, sottolineando che Marco Caltagirone si sarebbe rifiutato di partecipare a Verissimo perché non intendeva firmare la liberatoria ed il contratto. Sembra che abbia detto di essere talmente ricco da non volere compensi e pertanto non intende firmare alcun documento. Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle, dice la Toffanin, oppure in videochiamata con Skype. Ma dove siamo? A Dallas? A Beautiful? Vorrei crederti, ma mi è impossibile. Non posso credere all'esistenza di Marco. Abbiamo un numero di telefono? Chiamiamolo. Così Silvia fa partire la chiamata, ma al telefono nessuna risposta. La situazione si è così surriscaldata quando la conduttrice ha chiesto di vedere una foto del futuro marito. A quel punto Pamela Prati avrebbe abbandonato lo studio. Non ci resta che aspettare sabato per vedere che cosa è successo quando è rientrata in studio.